curioso, perfezionista, concentrato, sincero, sognatore. Meglio, penso che il perfezionismo me l'ha inculcato un po' il mio padre da piccolo, quindi lui sempre appuntava a tutti gli esercizi che facevamo, se lo faceva bene o non faceva bene, sempre con il cronometro, quindi era molto metodico e sempre lograva migliorare la mia performance. E quindi quando ho cresciuto questo perfezionismo l'ho fatto ancora più ossessivo, no? Il giorno sono 365 giorni e se riesci a migliorare anche un 1% per giorno, alla fine dell'anno hai migliorato 365. Quindi non sottovalutare mai i piccoli miglioramenti che puoi fare ogni giorno. Quando tu raggiungi un scopo, sei felicissimo, ma questa felicità non può essere lì per sempre, perché uno perfezionista e competitivo sempre sta guardando la prossima meta, il prossimo scopo. E quindi questo perfezionismo lo porto dentro di me per tutto quello che faccio. Quindi quando alla fine raggiungi il tuo obiettivo e puoi celebrare una cosa bella, la devi sfruttare al massimo. Questo è una delle lezioni che ho imparato durante la mia carriera. Penso che Bimo Tosoko e io condividiamo due valori che per me sono fondamentali, no? Il primo è il perfezionismo, provare sempre a migliorare per l'anno seguente o per il prossimo modello, nel caso di Bimo Tosoko, fare il seguente modello ancora meglio dell'anteriore. E il secondo è pensare per il futuro, no? Pensare in grande. E nel mondo dell'elettrico questo è molto importante perché tutto succede molto veloce e ti devi anticipare molto al futuro. E io sempre sono stato così, sempre mi è piaciuto guardare avanti e non solo guardare al prossimo allenamento, alla prossima pratica. Essendo testimonial di Bimo Tosoko, ho l'opportunità di provare i suoi prodotti in prima persona. E quindi da quando mi hanno lasciato quella moto, solo vado in elettrico. Ogni volta che vado in città posso godermi quelle curve della montagna. Mi piace molto. E dopo le moto elettriche hanno veramente una performance che non hanno niente da invidiare, anzi, hanno un po' più di performance che quelle in motore, perché la coppia e l'accelerazione è maggiore. E dopo facciamo un grande favore al mondo, no? E quindi mi piace usarle ogni giorno. Motosoco è un marchio giovanile, futuristico, e il prodotto a me mi piace. Rosso e nero sono i miei colori preferiti e la moto sarà così. Il rosso perché significa competizione, significa passione, e il nero perché penso che è il colore più elegante. Allora ragazzi, sono molto felice di presentarvi la Bimo Tosoko Special Edition JL99. E spero che vi piaccia.